Ragazzi, eccoci qua ancora su questo canale con un'altra offerta della Manì. Dopo circa un anno sono tornate le Itium, le batterie comunque famose, io dico famose, ma tutte vanno bene. Però queste Itium hanno quel qualcosa che piace a voi amici del canale e onestamente anche a me. Io ho, come ben sapete, tutte le tipologie di batterie perché con la Manì faccio anche dei test affinché si dia affidabilità a questi componenti. Ebbene, ragazzi, le Itium cos'hanno di particolare? La cosa che più colpisce è la longevità. Sono le uniche che hanno 10.000 cicli di longevità. Chiaramente un ciclo non è un giorno, ma dipende da quando, questo l'ho detto in altri video, dipende da quanto le batterie entrano in reazione chimica. Se la percentuale è bassissima, a volte, come avrete sicuramente visto, gli stessi BMS non misurano un ciclo e può succedere che dopo 60-90 giorni i cicli siano anche solo 30, 35, 40. Ebbene, questo, ragazzi, è un aspetto fondamentale. Il ciclo di una batteria litio-ferrofosfato è esattamente l'inizio di una significativa movimentazione elettrochimica. Questo non può essere interpretato con una percentuale. Vi faccio un esempio. A volte mi chiedete nei messaggi: Gianni, a quanto corrisponde un ciclo? Se io lo uso al 10%, al 20%, al 50%, ho fatto un ciclo? Ebbene, ragazzi, se noi la consumiamo anche al 20%, 30%, ma con una lampadina LED, non abbiamo fatto un ciclo, perché la batteria sta solo cedendo in maniera poco significativa l'energia. Al contrario, se abbiamo avuto un consumo del solo 10%, ma con potenze di 3, 4, 5 kW sul nostro toroidale o sul librido, possiamo aver fatto un ciclo. Bene, quindi il ciclo viene interpretato come un movimento significativo elettrochimico all'interno delle celle. Detto questo, qui abbiamo 10.000 cicli con queste batterie, ragazzi, che corrispondono a circa 20 anni. Cosa succede a 20 anni? La batteria la buttiamo? No, come ho già detto in altri video, la batteria, se è stata utilizzata bene, per bene che cosa si intende? Mai caricata al 100% e mai scaricata al 100%, cioè mai caricata a 55,21 e tenuta lì con l'absorption, ovvero caricata fino a 55 e fatto poco absorption, in modo che la cella si trova al 90%, e l'abbiamo scaricata fino a 50 e mai totalmente, mai con grandi picchi. Ebbene, a 10.000 cicli, cioè dopo questa ventina d'anni e oltre, noi troviamo ancora all'interno della batteria circa il 70-80% della capacità. Possiamo molto francamente dire tecnicamente che per l'età che ho io, la durata di queste batterie potrebbe essere per sempre, perché insomma, fra 20 anni chissà cosa succederà, a parte le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e quant'altro, ma veramente questa longevità veramente è piacevole. Questo è uno dei dati più importanti rispetto ad esempio alle piombo, perché le piombo hanno una longevità che è ridotta rispetto alle litio. Le piombo, come dico sempre, hanno un vantaggio fondamentalmente, che sono semplici. Noi, quando le abbiamo messe in serie con due cavi, arriviamo al staccabatterie fusibile, ovvero fusibile, staccabatterie e poi l'inverter. Invece qui bisogna per forza montare o il BMS o l'Helerix, che sono sistemi di controllo della singola cella. Ci tengo a specificare questo, ragazzi, perché è molto importante. Adesso per un attimo passiamo all'offerta della Manì. Come sapete, non cito mai i prezzi perché questo video resta mentre i pezzi cambiano in funzione delle oscillazioni economiche di offerta e domanda che arrivano dalla Cina. Ebbene, la cosa importante è che queste Itium si trovano al magazzino di Milano, ragazzi. Allora potete anche andare a ritirarle personalmente. Vi ricordo sempre che il pagamento avviene tramite il sito della Manì, quindi su Alibaba. Voi pagate prima. Allora, come funziona? Lo dico sempre perché ho visto che alcuni di voi hanno sempre un po' di difficoltà. Praticamente, contattate dal link che c'è qua sotto il video, nella descrizione, contattate la Manì. Ebbene, lì vi si apre una chat.
Quando c'è scritto chat, lì cliccate in italiano o in inglese, quello che volete voi, cliccate il messaggio. Buongiorno, conosco Gianni, volevo sapere delle Itium, quanto costano, i tempi di consegna, e la Mani vi risponderà molto rapidamente. Tenete presente che le risposte subiscono anche le 6 ore di fuso orario differente che c'è rispetto alla Cina. E quindi questo è molto importante, perché se non avete una risposta istantanea dovete aspettare che si sveglino in Cina, anche se lavorano veramente tantissimo. Ebbene, una volta chattato, lei vi dirà cosa fare, voi pagate con PayPal. Io preferisco sempre PayPal perché dà una connotazione di sicurezza, qualsiasi disguido nei trasporti, nella consegna, eccetera, viene sempre. C'è sempre un occhio di riguardo, sempre su Alibaba, sempre con PayPal, e contattate questa azienda. Fate tutto con la chat, eccetera, ed arrivano in casa se volete la consegna, oppure le andate a ritirare. Ragazzi, le Itium, io mi sono fatto mandare alcune informazioni giusto per avere sempre l'update, e ho visto che i foglietti che mi hanno mandato la Mani dei test e di quant'altro risalgono a settimana scorsa. Cioè, qui non ci sono batterie depositate vecchie, ma c'è sempre un upgrade, anche perché viene naturale pensare che i magazzini italiani, quando uno consegna dalla Cina all'Italia, hanno un costo esagerato. Ecco perché la Mania a volte fa le offerte proprio per alleggerire questi costi rispetto ai magazzini. Ragazzi, questo è tutto quello che volevo dirvi, sono le informazioni che ci tenevo a trasmettervi su questo prodotto che è fantastico. Ripeto, tutte sono belle. Queste LiFePO 4 sono una batteria eccezionale perché ha delle caratteristiche eccezionali, ovvero non esplodono, non bruciano, hanno, e lo vedrete nei prossimi video, delle caratteristiche per le quali dobbiamo anche stare attenti. La prima è che sono batterie, cioè sono celle che hanno all'interno una certa quantità di corrente. La densità energetica nelle LiFePO 4 è esattamente la quantità di watt per ogni chilogrammo, e qui è molto alta. Rispetto alle piombo, che siamo sempre intorno ai 40, 60, 50, 30, 90, dipende dalle piombo, da come è stata costruita, con che tipo di ossidi e quant'altro. Ebbene, da questi 40-60 di media, qui andiamo a 180-200 kg. Quindi, ragazzi, è veramente tanta roba, come si dice tra noi tecnici. Ora, tutto questo significa pericolosità, perché se mettete in corto una di queste celle, lei non esplode, non brucia, ma l'effetto Joule, ovvero la corrente, la resistenza che è su questo metallo, è tale da creare un incendio. Quindi attenzione a come le manovrate. Vedremo alcuni video successivi a questo, dove spiegherò alcuni dettagli anche sulla sicurezza. Ora, ragazzi, sono 10.000 cicli, possono essere scaricate convenientemente senza sfruttarle troppo a 0,5C. Io consiglio sempre 0,5, 0,4, 0,3, 0,2. Quantomeno gli facciamo assorbire, tanto meglio reagiranno, sia in termini di temperatura che di longevità, perché un altro elemento che influisce sulla longevità è proprio il tipo di assorbimento o il tipo di carica che gli diamo. Ricordate sempre una pulizia sui contatti, positivo e negativo. Usate i busbar, se potete, quelli che adesso ha la Mani, che sono microlame di rame, che sono, oltre che dissipanti, potere dissipante alto, sono anche buoni, hanno molta conduttività. E, attenzione, quando chiudete, chiudete bene, ma non spaccate, non, come si dice in gergo, spanate i dadi, perché, o i bulloni, peggio ancora, perché poi non è possibile sostituirli, perché stiamo parlando di acciaio inox e alluminio, che non sono due elementi che possiamo saldare in fai da te. Attenzione a questo aspetto, è fondamentale. Un'altra cosa importante, quindi la longevità, le caratteristiche, ragazzi, sono piattissime. È vero che i produttori danno sempre una certa tolleranza su quello che viene definito da loro lo swollen, cioè quanto si è dilatata, c'è una tolleranza su quello. Però se riuscite ad avere celle piatte è sempre meglio. Io su questa fornitura di Itium, dato che loro mi hanno detto sono appena arrivate, sono nuovissime, mi hanno fatto vedere la data che risale a pochissimissimo tempo fa. Ebbene,
mi sono accertato che siano veramente buone, veramente piatte, veramente della giusta capacità e sono circa 300 ampere ora. Yan Lan, che è la direttrice per quanto riguarda il reparto Italia, mi ha detto: Gianni, potrebbero essere anche 295, quindi 295 ampere ora. Quindi io gli ho detto: guarda, per lealtà e onestà verso tutti gli amici del canale, io dirò quello che mi hai detto tu, cioè sono tra i 295 e i 300 ampere ora come capacità singola di unicella. Quindi se fate un pacco batterie da 12 volt, voi avrete circa 300 ampere per 12 volt, che poi non è 12, ma potete fare anche 12,8, che è il valore nominale, ok? Se invece avete un pacco batterie da 48 volt, potete fare 51,2 per 300 ampere. E vedete che la capacità è più di 14, 15, quasi 16 kWh di celle. Molto longeve, molto capaci, molto di qualità, resistono bene a tutto ciò che bisogna fargli fare. Quindi ragazzi, mi sembrava doveroso menzionarvi anche oggi questa offerta della Mani direttamente dal magazzino, o ve la fate consegnare. Fate prima tutto sul canale, ragazzi, e buon impianto a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi. Ciao a tutti.